Buon pomeriggio, visto l'orario è giusto dire anche buon pranzo, cari iscritti e non, se volete, io mi trovate su YouTube, Nicola De Lucia, l'iscrizione è gratuita, sono un free YouTuber, tutto gratis. Bene, come si vede dalla copertina, a distanza di un po' di tempo, che per un po' ridurre un po', diciamo, l'attaccamento a questo mio hobby, che però è giusto qualche volta fare qualche passo indietro, si è svolto nella notte in diretta dalla Full Sail Arena University di Florida un takeover di NXT dal titolo In Your House, a distanza di 25 anni dopo l'ultimo evento che aveva questo nome. Un pay per view che a detta mia è stato piacevole, seppur avendo visto esclusivamente una sintesi più o meno di una mezz'oretta. Match che sono stati quasi tutti live, ovviamente, però il Blacklot Brawl tra Adam Cole e Velvet in Dream è stato pre-registrato. Comunque, poi arriveremo a parlare di quella sfida. Iniziamo dal 3 contro 3, il Six Women Tag Team Match, durato 9 minuti e 50 secondi, che ha visto da una parte coloro che hanno vinto, Mia Yim, Shotzi Blackheart e Tegan Nox, contro Candice LeRae, Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Ma devo dire, contesa tutto sommato quasi buona, né più né meno. E il match che è venuto dopo ha dato una carica in più, almeno da quando mi ha dato l'impressione, tra Finn Balor e Damian Priest. I due non si sono sicuramente risparmiati. Contesa che ha aumentato un po' il minutaggio rispetto alla prima sfida, che questo match tra Baylor e Damian Priest, vinto da Finn Baylor, è durato 13 minuti e 7 secondi. Terza sfida della serata, questa è stata, oltre per quanto riguarda il minutaggio, anche come battaglia proprio sul ring e non, tra Keith Lee, che è riuscito a mantenere il titolo nordamericano contro Johnny Gargano in 20 minuti e 35 secondi. Devo dire che, nonostante poi l'intromissione a seguire da una parte di Mia Yim e dall'altra della moglie di Johnny Gargano, nella vita reale anche nel lavoro, sono stato molto contento. Per certi versi ho avuto qualche dubbio, che ho detto, ma chissà, forse Johnny Gargano vuole provare il colpaccio contro un avversario come Keith Lee, che ovviamente è più robusto di lui e ha più peso. Poi veniamo agli ultimi tre incontri. Adam Cole contro Velvet in Dream, in una sfida che vi faccio capire subito: avete presente in molti anni fa, quando si vedeva un film dalle automobili? Bene, il loro match è stato la stessa cosa, quindi c'erano attorno un parcheggio, diciamo, delle auto, guardavano la sfida, c'era un ring al centro. Diciamo che la battaglia, per quanto riguarda il lottato, è stata secondo me un po' messa, non dico in secondo piano, però diciamo ci sono stati tanti fattori esterni che forse hanno un po' condizionato. Si poteva usare di tutto. Poi mi è dispiaciuto anche Adam Cole, rimasto un po' ferito al braccio. E niente, alla fine quindi Adam Cole mantiene per la super ennesima volta il titolo, il massimo titolo di NXT,
A questo punto, in 14 minuti e 55 secondi, a questo punto, quindi, non ci potrà essere un'ulteriore rivincita titolata per Velvet in Dream, ma sapete chi secondo me potrebbe essere il prossimo avversario di Adam Cole? Ovvero colui che ha lottato dopo Karrion Kross, conosciuto ad Impact Wrestling come Killer Kross, accompagnato dalla sua bellissima moglie Scarlett Bordeaux, che ha battuto in soli 6 minuti e 10 secondi Tommaso Ciampa in un match che dire squash match per certi versi non è giusto, cioè un match molto veloce per alcuni tratti, però Tommaso Ciampa, che è un nome che ormai ad NXT è una garanzia, ha insomma dato tutto quello che poteva. Poi è ovvio, magari la sfida era stata scritta così dagli sceneggiatori. E poi a proposito dei sceneggiatori, devo fare i miei complimenti a chi ha allestito la scenografia, molto bella. Questo è stato il primo pay per view con il ritorno, ovviamente a debita distanza, nell'arena, con distanziati però i fan dal plexiglass. Questo materiale protettivo che non è vetro, ma potremmo dire vetro plastificato. Il sesto e ultimo match, quindi il main event della serata, è stato questo fantastico e straordinario triple threat per il massimo titolo femminile di NXT tra la campionessa Charlotte Flair, Io Shirai e Rhea Ripley. Allora, io qui posso dire che è stato un grande spettacolo, però in questa sfida colei che ha vinto ed è diventata la nuova campionessa femminile di NXT, Io Shirai, ha giocato proprio la carta del jolly, perché praticamente Charlotte Flair era proprio lì, pronta ad averla vinta, perché Rhea Ripley stava per cedere alla fantastica Figure Four Lock, mossa che ovviamente ha preso in adozione dal papà Charlotte, Ric Flair, e lei Io Shirai con un moonsault, se non mi sbaglio. Cioè, come sto io, no? Quindi se dovessi saltare dall'altro lato, lei praticamente ha interrotto la sottomissione, è andata a schienare Rhea Ripley e appunto è diventata la massima campionessa femminile di NXT dopo che Charlotte Flair era diventata la campionessa ad inizio aprile da WrestleMania, quindi il regno titolato della regina si ferma a un 2 mesi e poco più. Match che, se andiamo a vedere la durata, quindi 17:35, diciamo che viaggia più o meno sulla durata di quasi tutti i match, minuti più, minuto meno. Io penso che comunque la sfida che è durata poco di Karrion Kross forse è stato dovuto proprio a questo, a preparare un po' il terreno per il match finale tra le tre superstar femminili e niente, quindi adesso insomma c'è da vedere cosa succederà già da mercoledì nella puntata settimanale. Io vi dico questo, che quando la possibilità, magari pure con 1 o 2 giorni di ritardo, se riesco il giorno stesso, provo a riprendere a fare le recensioni delle puntate. E niente, per il resto ho detto, mi sono divertito per questo pay per view.
pubblico che sarà presente anche al pay per view di Raw e SmackDown Backlash questa domenica 14 giugno. Io vi ringrazio, metterò questo video in primo piano sul mio canale per chi vorrà vederlo. Buon proseguimento di giornate, buona settimana a tutti, alla prossima. Ciao, tanti saluti da Nicola De Lucia, ciao.